Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Clifford Game. Eccoci qui con un episodio dedicato a Flight Simulator 2020. Allora ragazzi, siamo pronti a decollare. Come detto, abbiamo spezzato il video in due parti. Comunque, siamo prontissimi. Si parte, signori. Avanti tutta e via. Partiamo. Mi raccomando ragazzi, se la serie vi piace lasciate like, condividete, supportate il più possibile. Allora ragazzi, come vedete ha ripreso a piovere. Quindi dovremo cercare. Ok, siamo già in fase di... Alziamo. Madonna signori, c'è un vento atomico. Ok, attiviamo pilota automatico, gestione della manetta, perfetto. Alziamo il carrello. Ok, dobbiamo cambiare. Corre. Allora, facciamo conferma il passaggio appena possibile. Confermiamo il passaggio. Siamo solo uno stadio di flap intanto. Regoliamoci. Seattle departure CRI 4 game 4 golf Alpha Mike Echo is climbing through 3000 feet for 7000 feet. CRI 4 game 4 golf Alpha Mike Echo Seattle departure, continue to Nevada as planned. Altimeter 29.94. Allora dobbiamo modificare l'altimetro, che lo modifichiamo da qua. Ok, perfetto, regolato. Una cosa che dobbiamo fare alla svelta, prima che sia troppo tardi, è di andare a regolare qui il deghiacciamento, perché come vedete ci stiamo già andando ad ibernare e non è il massimo. Ok, attiviamo proprio al massimo in questo modo e dovremmo essere in modalità antighiaccio. Adesso piano piano dovrebbe svanire. Poi torniamo con la nostra telecamera sulla posizione del pilota. Ok, ok, dobbiamo salire e mantenere quota 17.000 piedi. Ferma prima che si arrabbino. Climb and maintain 17,000 feet CRI 4 game 4 golf Alpha Mike Echo. Ok. A breve l'aereo inizierà una virata verso sinistra. Eccoci qua. Perfetti. Possiamo attivare intanto anche il tergicristalli, che immagino, allora, se non ricordo male, fatemi vedere, è questo. Giustamente non funziona però. Spegniamo le luci non utili. Ok. Eccoci qua, window heat, eccolo qui, non era acceso. Ok, dobbiamo connetterci sull'altra torre di Seattle. Vedete ragazzi, nelle prime fasi ci sono smacchinare molto, specialmente nel simulatore. Ah sì sì, si sta deghiacciando secondo me pian piano. Siamo centrale di Seattle. CRI 4 game 4 golf Alpha Mike Echo is climbing through 9900 feet for 17000 feet. Come vedete stiamo salendo molto lentamente, ma ci può stare. Dobbiamo modificare l'altimetro.
9.97. Perfetto. Ci siamo. A questo punto, ultimo stadio di flap. Non l'abbiamo ancora alzato. Sì, c'è della, c'è un po' di traffico a quanto pare, signori, ma... Allora, traffico a vista, diamo una situazione. Come vedete abbiamo ripreso la nostra ascesa. Perfetto. Ok, è tutto assestato in questo momento. Possiamo chiudere qui. Se vogliamo dare più zoom qua, andiamo. Se vogliamo dare più zoom in questo quadrante del navigatore, andiamo qui. Come vedete ci sono un po' di turbolenze. Allora, non è proprio semplice perché vedete ogni volta zoom avanti. Ok, vedete? Perfetto, così. Teniamo zoomato un po' indietro, così vediamo meglio la nostra rotta, diciamo. E perfetto. Allora, signori, fondamentalmente adesso l'aereo va da solo. Come nello stesso identico caso dell'Airbus, a questo punto non ci rimane soltanto che andare a regolare l'altitudine ed eventualmente la velocità di crociera, ma finché teniamo armato la manetta automatica, tutto il sistema di manetta appunto è sotto controllo del nostro pilota automatico. Come vedete, tutto quello che è rosa è tutto quello che il nostro aereo si aspetta di raggiungere, quindi in questo caso la velocità che il nostro aereo si aspetta di raggiungere è regolata a 316 nodi, come vedete circa qui. Passaggio di radio, così come questo quadratino ci sta a indicare che noi stiamo cercando di raggiungere l'altitudine di 17.000 piedi. Seattle Center, CRI4 Game, 4 Golf, Alpha Mike Echo is climbing through 15,300 feet for 17,000 piedi. L'altimetro va mantenuto a 29,97. Vi faccio vedere che il nostro punto di TOC, come spiegato nello scorso episodio, anzi in due episodi precedenti, quando vi ho parlato dell'MCDU del nostro Airbus A320, il punto di TOC o top of climb, quindi il momento in cui dovremo metterci la velocità ad altitudine di crociera di 390, è poco dopo summa, quindi noi dobbiamo cercare di salire, insomma, adesso abbastanza in fretta. Quindi possiamo anche provare a regolare tramite la velocità verticale in questo modo, ok, così da raggiungere prima le altitudini designate. Comunque adesso in teoria dovrebbe aumentarci ulteriormente l'altitudine di crociera. Aspettiamo, altrimenti la richiediamo noi. Vediamo. Adesso si sta un attimo assestando. Come detto, vedete che è molto lento nel fare le manovre, questo bestione. L'altimetro è 29,97, quindi è tutto corretto. Guardate che stiamo passando attraverso delle nubi. Il pilota automatico sta regolando brutalmente la manetta perché, insomma, possiamo vedere dall'esterno, ma le condizioni non sono delle migliori. Qui balla tutto, eh. Vedete, ci sono dei vuoti d'aria e delle folate di vento importanti, quindi a questo punto richiediamo aumento dell'altitudine di crociera perché non ci sta assolutamente considerando la signora. Ok, possiamo andarci diretti senza passaggi intermedi. Santa, quanto è scomoda questa cosa della rotella. Ok. Perfetto.
quasi, eccoci qua. Abbiamo già ripreso a salire. Guardate che figata. Sì, 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 dobbiamo dare le conferme, se no questi qua impazziscono. Siamo parecchio alti, ma continueremo a salire. Se vogliamo velocizzare il processo di salita, appunto, diamo velocità verticale e selezioniamo, appunto, una velocità verticale. Io andrei di 2500 piedi al minuto. Credo che siano al minuto. Comunque è un buon passo. Non esagerate, perché altrimenti poi l'aereo farà poi fatica successivamente a livellarsi con dolcezza, ecco, oltre ad andare incontro a delle sollecitazioni un po' troppo brusche, che è meglio evitare, specialmente in questa situazione abbastanza burrascosa, come potete vedere. Sta facendo parecchia fatica a salire, perché incontra parecchi vuoti d'aria, però insomma tutto sotto gestione del nostro pilota automatico. Bellissimo, signori. Adesso andremo parecchio alti, perché FL 39-390 è molto alto, 39.000 piedi, insomma, potete ben immaginare. Allora, noi a questo punto dovremmo essere molto più alti. Siamo ancora relativamente bassi, però insomma proviamo a vedere quanto riusciamo a salire effettivamente. Ad ogni modo, essendo un viaggio molto lungo, possiamo arrivare ad altitudine anche un po' più avanti, ecco. Andiamo in stazione. Eccoci qui. Going to 124 decimal to CRI 4 game 4 golf Alpha Mike Echo. Regoliamoci. Seattle Center CRI 4 game 4 golf Alpha Mike Echo is at flight level 230 climbing flight level 230. CRI 4 game 4 golf Alpha Mike Echo Seattle Center, continue to Jinmo as planned. Vabbè, siamo circa al nostro punto di TOC, ma vabbè, siamo ancora un po' sotto, ma pazienza. Vedete, ragazzi, gli sbalzi sono parecchi, stiamo subendo dei belli sbalzi di vuoti d'aria. Abbiamo una temperatura esterna di meno 37 gradi a questa altitudine, comunque destinata a scendere, perché noi siamo destinati a salire parecchio. Ok, smetto un attimo in linea per cui fare la virata a sinistra a quest'ora, a questo punto. Perfetto, e dato che siamo praticamente arrivati all'altitudine che ci serviva, noi chiediamo di aumentare di altri 10.000 piedi. Seattle Center, CRI 4 Game, 4 Golf, Alpha Mike Echo. Request flight level 370. CRI 4 Game, 4 Golf, Alpha Mike Echo. Ce l'hanno consentita, quindi saliamo. Se riuscissimo a mantenere un ratio di salita di 2500 piedi a volta, ecco, saremo tutti quanti felici e contenti. Ok, selezionata. Confermiamo. Descend and maintain flight level 270. Expect flight level 370 CRI 4 game 4 golf Alpha Mike Echo. Ah, vabbè, ok. Aspettate. Madonna, qua balla tutto. Il fatto è che quando balla così non riesco a prendere il controllo bene. Ci dobbiamo assestare sui 27.000, altrimenti questo si lamenta. Madonna, signori, parecchio burrascosa la situazione. Avete visto quanto stiamo ballando, eh? Insomma, qua ci sono parecchie nebbie. Ok, siamo autorizzati a salire a FL350. Madonna, signori. Allora, il controllo con la rotellina è scomodissimo. Andiamo.
chiediamo conferma, se non mi sgridano. Ok, a questo punto possiamo ridargli la velocità verticale un po' più importante. Se riesco, Possiamo fare anche 2006, stiamo un po' più generosi. Ok. Come vedete il nostro aereo sta facendo particolarmente fatica a stare in asse. Vedere dall'esterno si sente anche il vento, sentite, il suono. Comunque proviamo a salire di brutto a questo punto. Dando sempre anche un'occhiata alla nostra situazione di carburante. Guardate che vuoto d'aria che abbiamo incontrato adesso. Incontrando dei vuoti d'aria abbastanza potenti. Ci stanno facendo oscillare, ecco. Ok, come vedete stiamo venendo autorizzati per salire ancora. E vabbè signori, questo comando è scomodissimo. Ok, vediamo la nostra salita. Diamogli sempre un buon passo di salita. Scorriamo. Almeno 2500 signori, se no non si sale più. Diamogli conferma. Ok. Considerate signori che comunque nella realtà il punto effettivo di top of climb è un po' più avanti rispetto a dove SimBrief effettivamente vi dice che dovremmo arrivare all'altitudine di crociera. Poi a volte comunque nelle tratte corte SimBrief tende a dare delle altitudini di crociera un po' troppo alte, nel senso che comunque gli aerei o vanno su in salita verticale o altrimenti non raggiungono quelle altitudini. È vero che magari io sto sbagliando qualche manovra, sono un pochino più lento rispetto a un pilota vero, insomma un po' più preciso e quant'altro. Sta comunque di fatto che è un po' eccessivo, quindi ci possiamo prendere un po' più di spazio noi per raggiungere comunque l'altitudine di crociera senza andare a compromettere troppo il nostro volo, ecco.
dal punto di vista simulativo soprattutto. Comunque, come vedete, siamo quasi a quota 37.000 piedi. Sono sempre parecchi vuoti d'aria, come potete ben vedere. Ok, stiamo viaggiando a una velocità di 785 Mach 0.785 e stiamo andando veramente fortissimi. A questo punto io farei di nuovo la richiesta di aumentare la crociera. Dobbiamo andare a Eiffel 39 e quindi 390, quindi aumentiamo di 2000 piedi, giusto per essere comunque coordinati con il nostro programma di volo. Signori, ci sono un sacco di comunicazioni comunque qua in America, è atomica la cosa. Center, CRI4 Game, 4 Golf, Alpha Mike Echo. Request flight level 390. Io l'ho imposto già, tanto sono sicuro che ce l'accettano. CRI4 Game, 4 Golf, Alpha Mike Echo, climb and maintain flight level 390. Okay. Perfetto, stiamo già salendo. Una volta che saremo in quota, insomma, ci stabilizziamo e ci basterà semplicemente goderci il nostro viaggetto. Vi faccio vedere quanto siamo alti e quanto stiamo ballando. Siamo altissimi, signori, guardate che distesa di nubi, perché comunque il tempo non è dei migliori. Molto molto bello. Sì, scusate, non ho confermato l'ultima trasmissione. Climb and maintain flight level 390 CRI4 game 4 golf Alpha Mike Echo. Questa visuale attiva visualizzazione inforadar meteo. Possiamo controllare su questo nostro schermo le zone peggiori, per esempio questi cumuli e quelli viola contengono precipitazioni, quindi sono, diciamo, quelli un po' più pericolosi per quanto riguarda il volo. Soprattutto anche questi qua rossi sono quelli, diciamo, con forti venti ad ogni modo, quindi non dei, diciamo, meteo migliori dove poter volare. In teoria noi dovremmo esserci sopra, ma ad ogni modo, comunque, per quanto riguarda le correnti ventose, dovrebbero comunque un po' coinvolgerci. Comunque stiamo guadagnando un sacco di velocità perché siamo arrivati a Eiffel 390 finalmente. Adesso vedete che si è attivato anche l'hold, quindi manterremo l'altitudine di Eiffel 390 più o meno 5 piedi, insomma. Ovviamente adesso ci stiamo un attimo livellando, perché siamo andati un attimo più alti, dopo torneremo all'altitudine di Eiffel 390 più o meno precisa. Faccio vedere circa dove siamo arrivati da quando siamo partiti. Noi siamo partiti da qui, siamo soltanto qua e dobbiamo andare qui in fondo, quindi è un bel volo lungo, signori. Comunque, il GPS, così almeno sappiamo dove che ci troviamo. Ok. Se volete dare un'occhiata al carburante, siamo arrivati, siamo sempre a un 21%, quindi con i consumi ci stiamo dentro tranquillamente. Come vedete, l'aereo si sta riequilibrando, sta raggiungendo, diciamo, la velocità che abbiamo predisposto per la crociera, che a queste altitudini siamo a Mach 95, e per cambiare da Mach a velocità effettiva basta cliccare qui. Come nodi siamo a 302, come vedete, cliccando qua passiamo alla velocità Mach, che si è attivata automaticamente a questa altitudine. Non mi chiedete il motivo, ma è così, ha fatto tutto quanto lui. Probabilmente è un bug del gioco, insomma, ecco. E un'altra cosa che potremmo guardare
Ok, signori, giunti a questo punto, io direi che posso farvi, magari ditemi voi se per le prossime volte volete che proseguiamo in questo modo, vi faccio un unico taglio e arriviamo al punto in cui inizieremo la discesa e la conseguente decelerazione. Quindi fatemi magari sapere nei commenti di questo video se nei prossimi video volete proprio vedere tutto di volo, e quindi 2 ore di video in questo caso, oppure magari un'ora, cioè qualche taglietto giusto per accorciarvi i tempi, oppure se vi va bene che io comunque vi tagli e andiamo direttamente in fase di atterraggio. Comunque, come vedete, adesso ci siamo stabilizzati e per un po', anzi per un'ora e mezza abbondante, andremo avanti in questo modo. Capisco un po' la noia, ragazzi, però è il bello anche dei simulatori, non dico annoiarsi, però comunque queste fasi simulative. Ragazzi, ci vediamo tra un attimo. Ok, signori, vi faccio vedere circa dove siamo arrivati. Siamo al punto di quasi arrivo della TOD, o quindi Top of Descent. In realtà stiamo già iniziando un pochino a perdere quota con la richiesta dell'IFR, quindi della nostra torre di controllo. Come vedete qua il clima è molto migliorato, siamo comunque credo già in California. Sì, siamo già in California. Qua è invece bel tempo, ragazzi, vi faccio vedere anche dall'esterno. Ok, stiamo scendendo a quota FL110. Siamo già quasi, ok. Come vedete abbiamo ancora il 15% di carburante, ragazzi, ma da adesso in poi andiamo con una fase quasi di risparmio, ecco. Come vedete iniziamo a scendere, quindi adesso torniamo ad andare giù. Diamo ovviamente conferma, altrimenti mi sgridano. Confermiamo. Descend and maintain flight level 250 CRI 4 Game 4 Golf Alpha Mike Echo. Metto FL250. 128.7 for Southwest 2901. Eccoci qua che scendiamo. Ok. Perfetto. Signori, a questo punto ci vediamo nella fase di decelerazione in cui inizieremo le varie manovre di atterraggio. Che dite? Ok, ragazzi, vi faccio vedere qualche immagine un po' più spettacolare. Abbiamo dovuto perdere quota fino ai 17.000 piedi. Comunque il tragitto è ancora lungo, quindi io rimonto su di nuovo la velocità. È ancora presto per decelerare, ma guardate che meraviglia. Le prime formazioni, diciamo, di Canyon, della California. E i nostri 4 motorazzi che ci stanno spingendo avanti. Ragazzi, è bellissimo. Ragazzi, governare un Boeing 747 ha sempre il suo perché, ha sempre il suo perché. Comunque, siamo addirittura d'arrivo, dai, si potrebbe dire, anche se manca ancora diverso tempo. Quindi, ragazzi, con queste immagini, zoomate indietro al massimo, ci rivediamo tra un attimo. Perfetto, signori, vi faccio vedere dove siamo arrivati. Le varie comunicazioni, andiamo su. Siamo messi a 30.10 di altimetro, ok. Siamo a un punto di virata abbastanza importante. Io sto già iniziando a perdere anche un po' di velocità perché è necessario. Vi faccio vedere intanto l'esterno, che abbiamo l'Oceano Pacifico sulla nostra destra. Guardate che meraviglia, ovviamente questa è tutta l'estensione di Los Angeles, che la possiamo già intravedere in lontananza. Anzi, di vero si estende già da qua. Probabilmente queste qua sono le colline hollywoodiane, mi viene da dire, perché siamo poi già arrivati, signori, quindi questa è la zona hollywoodiana. Là in fondo c'è l'aeroporto, questo dovrebbe essere la zona del downtown e questa è la spiaggia di Santa Monica, Long Beach, Venice Beach, signori, le zone più fighe. Ok, comunque qua iniziamo la gran virata verso sinistra. Perdiamo un altro po' di velocità, signori, perché questo bestione ci mette un po' a rallentare. Andiamo sui 230 nodi per il momento. Poi sarebbe bene perdere ancora un po' di altitudine. Non per dire, siamo ancora un po' alti, ci mette un po' questo bestione appunto a rallentare. Come vedete, siamo già sotto la giurisdizione ovviamente di Los Angeles, non più di Oakland.
quindi passiamo 1-3-4-7-5-CRI-4-GAME-4 Los Angeles avvicinamento, così ci daranno le dritte finali. Los Angeles approach CRI 4 game 4 golf alpha Mike Echo 12,000 feet. Ok. CRI 4 game 4 golf alpha Mike Echo Los Angeles approach. Ancora l'altimetro. Ok, giusto, perfetto. Perfetto, ci siamo. CRI 4 game 4 golf. Ancora dobbiamo contattare Los Angeles 125.8. Sembra una stazione radio musicale. 1-2-5-8 for CRI 4 game 4 golf alpha Mike Echo. Vediamo cosa hanno da dirci loro. Los Angeles Center CRI 4 game 4 golf alpha Mike Echo 12,000. Dobbiamo iniziare a perdere quota. CRI 4 game 4 golf alpha Mike Echo Los Angeles Center continue to base test plan. Altimeter tree 0.07. Vabbè, ok, anche loro mi fanno continuare così, insomma, per il momento. Ok, allora signori, continuiamo il nostro avvicinamento. Noi siamo nella zona di virata. Eccoci qua. Ci stiamo facendo all'interno, ragazzi, perché è bellissima. Guardate che figata. L'immensità di Los Angeles, che credo che sia una città estremamente abnorme, considerate che io ci sono stato qualche anno fa ed effettivamente, cioè, sembra di non finire più, è assolutamente enorme, grande quasi come una regione praticamente italiana, quindi considerate un po' le dimensioni. Comunque siamo molto alti. Io spero che mi inizino a far scendere anche alla svelta, perché siamo molto molto alti. Però vabbè, vediamo, vediamo. Il dubbio, rallentiamo. Perché considerate, ragazzi, che le manovre, come vi dicevo, di questo pistone sono molto lente. Siccome non abbiamo ancora l'autorizzazione a scendere da questa altitudine, l'unica alternativa che abbiamo è di rallentare. Ok, vedrete che adesso ci daranno il permesso di scendere qualcosina. Allora, connettiamoci, magari mi dicono di scendere. Los Angeles Center CRI 4 game 4 golf alpha Mike Echo 12,000 feet. Alaska 1137 contact Los Angeles Center on 1-2-5-8. CRI 4 game 4 golf alpha. Cambio l'altimetro. Altimeter 3. Ci siamo. Ok. Allora ragazzi, una cosa che potremmo fare già è quello di accendere gli LS, perché comunque siamo in zona. Allora signori, ancora presto forse per gli LS, cioè in teoria dovrei attivare il localizzatore. Proviamo, in teoria non dovrebbe scombussolare troppo. E poi mi dovrei sincronizzare con la rotta attuale. Ok. Perfetto, la velocità ci siamo, cioè nel senso siamo sotto 270, quindi perfetto. Ok, siamo già autorizzati agli ILS. Confermiamo l'avvicinamento. Team speed below 270 knots. Expect ILS runway 24 right approach via Crookes transition. Clear to Crookes CRI 4 game 4 golf alpha Mike Echo. Ok, in teoria adesso dovremmo avere il sistema ILS attivato, quindi in teoria l'attivazione lo si fa tramite la rotta attuale, che è questo pulsantino. Ok, possiamo aumentare un pochettino la spinta a questo punto. E magari tra poco ci tornerà utile in fase di avvicinamento. L'avvicinamento, ragazzi, lo andiamo ad attivare in fase di virata. Cioè quando finiamo la virata attiviamo la modalità di avvicinamento. Come vedete il punto di decelerazione ce l'abbiamo lì. Quindi in realtà, ragazzi, fino a lì possiamo anche aumentare un po'. Tipo andare a 250.
ci può ancora stare. Anche perché, come vedete, è lunga. Sembra corto, ma in realtà è lungo. Però ragazzi, sapete, è bene andare piano in queste manovre, specialmente quando abbiamo degli aerei di queste dimensioni. Ok, non mi aveva preso i 12.000 piedi, quindi scendiamo. Sta andando molto a scatti, non so bene quale possa essere il motivo. Speriamo che regga fino alla fine. Ok signori, ho dato un altro pochettino su alla spinta, perché altrimenti veramente si fa notte qua. Cioè, che poi è già tardino effettivamente, però insomma, e dare su alla spinta non è mai male. Vediamo com'è variata la temperatura. Considerate che siamo arrivati a toccare quasi meno 70 gradi, adesso siamo meno 1, quindi ci può stare, siamo relativamente bassi. Considerate che 12.000 piedi in meno un grado vuol dire che comunque qua fa un bel po' caldo, ecco, e va bene. Comunque siamo quasi in procinto della virata, quindi rimanete sintonizzati, che tra poco ho trovato, tra l'altro se l'avete notato, il punto di decelerazione. Ve lo faccio vedere a modo, perché effettivamente è poco leggibile. Eccolo qui, vedete decel. Se volete ve lo posso far vedere addirittura meglio in questo modo. Come vedete qua faremo la nostra manovra di virata e abbiamo un punto di decelerazione. Questo è il punto ottimale per rimanere in rotta, mettiamolo in questo modo, e per poterci conseguentemente allineare al nostro sistema ILS. Ecco. Perfetto.
1586 Los Angeles Center, continue to CRC US as planned. Altimeter tree, 0.09er. Spirit Wings tree, 39er, contact Los Angeles approach on 128.2. Comunque ragazzi, il traffico aereo americano è atomico, eh. Ok, siamo autorizzati a scendere a quota 10.000. Li rallentiamo. Andiamo in parte ferma. È difficilissimo prendere parola. Proviamo. Descend and maintain 10,000 feet CRI 4 game, 4 golf, Alpha Mike Echo. Ok, ce l'abbiamo fatta. CRI 4 game, 4 golf, Alpha Mike Echo. Ok, dobbiamo scendere a quota 9,000. Ragazzi, tutta la manovra di discesa, adesso. Beccatevi la virata, su tutta Los Angeles. American 2709er, Los Angeles Center, continue to KRAIN as planned. Altimeter tree, 0.06. Going to 128.2 Spirit Wings tree 39. Guardate che traffico di comunicazioni che c'è. Delta 1586 descend and maintain 10,000 feet. Andiamo conferma. Descend and maintain 9,000 feet CRI 4 game, 4 golf, Alpha Mike Echo. Vedete che stiamo scendendo regolarmente. Cosa più difficile magari mantenere la velocità in fase di discesa, perché appunto siamo molto pesanti. Comunque potete vedere che siamo già sintonizzati con il localizzatore della pista. Lo possiamo capire anche dal riferimento della velocità. Insomma, che vediamo il quadratino verde. Ah beh, c'è traffico che ti pareva che non ci fosse. Facciamo il rapporto. In vista. Sì, sì, se mi fai parlare ti dico cosa vedo, altrimenti non ti dico nulla. Vedete che bellezza qua. Niente, signori, non riusciamo a parlare. Mi chiedono il rapporto, poi dopo non mi fanno parlare. 12 dove sono gli altri aerei? American 2709er traffic alert. 6 o'clock less than 1 mile, 13,100 feet, generic. Report them in sight. American 2709er. Sto passando sopra altre piste, come vedete, altri aeroporti. Guardate che figata questi quartieri, tutti stretti, stretti e fitti tra loro. Signori, non riusciamo a parlare. Los Angeles Center Skywest 3167 is out of 11,800 feet for 10,000 feet. Skywest 3167 Los Angeles Center. No, signori, è impossibile parlare con loro qua, vi dico. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, signori. Zitti tutti. Los Angeles Center, generic November 18 Tango Delta. Vi faccio vedere, quindi a questo punto quanto manca il punto di decelerazione. Manca molto poco, quindi a breve vi daranno altre dritte e mi daranno la possibilità di perdere definitivamente quota, diciamo. Molto importante in quest'ultima fase. Descend and maintain 8,000 feet Delta 1586. Delta 1586 descend and maintain 7,000 feet. Manteniamo tutto così, come vedete comunque con la benzina ci siamo stati, con il carburante, benzina in realtà è cherosene, quindi siamo a 300 al 13%, sì, 300, buonanotte. Ok, scendiamo a 8,000. Vedete, poco alla volta, ma ci fanno scendere. Niente, però non riusciamo a dare conferma. Descend and maintain 8,000 feet CRI 4 game, 4 golf, Alpha Mike Echo. Delta 1586 descend and
Vedete comunque quanto lentamente perdiamo quota con questa bestia. Quindi perfetto, possiamo contattare l'avvicinamento di Los Angeles. Siamo al punto di decelerazione. Diminuiamo un po'. 134.75 for CRI 4 game 4 golf alpha Mike Echo. Descend and maintain. Oh, finalmente Los siamo Angeles da quella cavolo di stazione trafficatissima. Altimeter 30.7. Ok, in questo modo, perfetto. Ci può stare. Los Angeles approach Delta 1586 is out of 10,400 feet for 6,000 feet. Tra poco è bene che mi facciano perdere ancora un po' di altitudine. Los Angeles approach continue to be ROUK as planned. Altimeter tree 0.07. CRI 4 game 4 golf alpha. Ok, perfetto. Allora adesso dobbiamo scendere di brutto. Andiamoci in uno stadio di flap necessario. Descend and maintain 6,000 feet CRI 4 game 4 golf alpha Mike. Allora signori, è giunto il momento, come sempre attiviamo le varie luci per l'atterraggio di virata anche sulla pista. Attiviamo anche per del nuovo. Perfetto, ci siamo. Possiamo anche disattivare il sistema di riscaldamento, quindi di agghiacciamento. Mettiamo su off. Descend and maintain 4,000 feet Delta 1586. Disattiviamo anche quello delle ali, tanto siamo abbastanza bassi. Ok, rimettiamo la nostra attuale. Ok, ci fa scendere ancora, dobbiamo scendere a 5000. Descend and maintain 5,000 feet CRI 4 game 4 golf alpha Mike Echo. Quando siamo nella parte dritta, diciamo, di questo passaggio, tiriamo giù il carrello e attiviamo l'approach. Sì, pensavo di doverlo attivare qua, ma in realtà ragazzi qua c'era ancora parecchia strada da fare, quindi era un po' presto per l'approach. Lo possiamo attivare a breve. Tower on 120.9 5 Delta 1586. Ci siamo quasi, guardate in lontananza si vede il downtown, lo faccio vedere. Questo è downtown di Los Angeles. Ottimo, mi fa scendere a 4000. Andiamo con te. Signori, ce la siamo gestita da Dio, questo viaggio ve lo posso proprio garantire. Oh, guardate l'ILS. Quando ci allineiamo definitivamente al sistema ILS possiamo attivare la modalità di approach. Adesso aspettiamo che termini la virata e che raggiungiamo l'altitudine indicata. Diminuiamo ancora la velocità in modo da aiutarlo. Scendiamo a 190. Perfetto, siamo in fase di avvicinamento. Passiamo il carrello e attiviamo la modalità di approach, che è questo pulsantino qua. Contattiamo la torre per l'autorizzazione all'avvicinamento finale. Tappiamo Los Angeles. Los Angeles Tower CRI 4 game 4 golf alpha Mike Echo 15 miles east inbound ILS. Ok, vedete, questo movimento è stata la sincronizzazione del nostro approach. Dobbiamo modificare leggermente l'altimetro. Così, perfetto. Vabbè, il vento ragazzi non lo stiamo a regolare, anche perché si diventa scemi altrimenti. Perfetto, stiamo iniziando a perdere quota in modo da atterrare giusti.
Quindi ragazzi, adesso l'unica cosa che ci rimane da fare è attendere di raggiungere la pista e poi dopo staccare, poco prima dell'atterraggio, il sistema di pilota automatico. Allora, ovviamente l'ideale è atterrare attorno ai 160 nodi. Clear to land runway 25 left, American 2709er. In questo modo. E settiamo il freno automatico su 4 è un po' tanto. Stiamo sul 3, dai. Ci può stare. È una pista lunga qua a Los Angeles. Ragazzi, sono sul lunghe qua, che sono gli aeroporti più grandi al mondo praticamente. Ok, ragazzi, abbiamo quasi portato a termine il nostro viaggio, quindi adesso ci mettiamo in una posizione comoda. Togliamo la minimappa, le comunicazioni radio sono utili perché dopo dovremo comunque contattare subito il suolo per avere le istruzioni IFR per il rullaggio. Quindi è tutto pronto per poter atterrare, signori. Che figata. Io mi lascio prendere e trascinare molto da queste esperienze simulative. Ok. 2500. Siamo 2005. Come sempre, sempre attorno ai 200, insomma, 300 potremmo staccare il pilota automatico, ecco. Il grosso sarebbe fatto. Allora, dovete stare molto attenti in fase di atterraggio con questo bestione perché è molto alto, cioè nel senso le ruote e la cabina di pilotaggio sono molto alte, per cui vi lascia ingannare, non dovete arrivare proprio attaccati alla pista come sensazione, come si fa con gli aeroplanini un po' più piccoli. Qua si tocca terra prima, quindi bisogna insomma fare un po' di esperienza e vedrete che io a momenti mi schianterò perché succederà così. Però l'importante è che il gioco mi dia il viaggio fatto, quindi cerchiamo di farlo il più delicatamente possibile. Mi raccomando ragazzi, le regolazioni poi con la cloche fatele in maniera estremamente delicata. Los Angeles Tower Horizon Air 20690 16 miles east inbound. Possiamo rallentare ancora. Diretta. Facciamo così. Mi raccomando, fate le manovre leggere in maniera molto delicata perché essendo così grande l'aereo è molto sensibile alle eventuali virate o correzioni, quindi basta poco per fare una piccola correzione, ecco. Ok, non so che cosa voglia dire, quindi io vado dritto. Dovremmo confermare, ma non so come fare. Sentite quanto parlano. Siamo quasi, signori. Possiamo atterrare veloci. Splappiamo, altrimenti è un casino. Devo sfrappare prima, mi sono completamente scordato. Ragazzi, vi chiedo scusa. Secondo me ce la facciamo lo stesso. 400. Tanto mi da tanto. American 2709 contact ground on 131.975. 131.975 for American 2709. 50, 40, 30, 20. Delta 1586, turn next taxiway. Ok, più o meno. CRI 4 game, 4 golf, Alpha Mike Echo, contact ground on 121.75. Dentro spinta al massimo. Premiamo. Beh signori, è un po' violenta l'atterraggio, ma ci può stare. Adesso appena, come sempre, riusciamo a prendere parola. Ok, siamo sani salvi al suolo.
Signori, è impossibile parlare qua. Ok. 1-2-1-7-5 for CRI 4 game 4 golf Alpha Mike Echo. Ricordiamo. No. Los Angeles Airport information Quebec 2200 Zulu. Rullaggio verso il gate. Los Angeles ground CRI 4 game 4 golf no, Alpha non Mike verso Echo il parcheggio. Taxi to parking. Scusate, signori. CRI 4 game 4 golf Alpha Mike Echo taxi to General Aviation parking via taxiway Bravo 7 Bravo Charlie 10 Charlie in the air un secondo. Tango 1 Tango Tango. Perché qua si sta creando del casino. Taxiing to General Aviation Parking using taxiway Bravo 7 Bravo Charlie 10 Charlie Sierra Tango 1 Tango Tango 2 Sierra Delta Delta Niner Delta CRI 4 Game 4 Golf Alpha Mike Echo. Ok signori, siamo arrivati nella zona del nostro parcheggio. In realtà il parcheggio è un perfettissimo gate che quindi ci sta tantissimo. Dobbiamo fare una manovra un po' larga, signori, perché qua se no, siccome non volta, anticipiamo un po' i movimenti. Aspettate. Se riesco, tra l'altro, eccoci qua, meglio. Per farlo, ragazzi, la barra spaziatrice permette di alzare un attimo la visuale. Ancora ci abbiamo anche il segnalatore là in lontananza. Anche un po' sbagliate secondo me. Ok, vediamo come siamo messi all'esterno. Siamo assolutamente perfetti. Forse possiamo andare un po' avanti. Così. Ok signori, allora ci siamo. Freno di parcheggio come sempre. Poi bisogna spegnere i motori, ok? Banalmente distacchiamo l'alimentazione diretta e ovviamente ci dà missione compiuta. Vedete 2 ore 22, credo che fosse esattamente il nostro programma di volo, 2 ore 22 di viaggio. E nelle operazioni dello spegnimento del nostro aereo, ovviamente adesso lo facciamo insieme. Control 9, allora spegniamo le pompe. In questo modo spegniamo anche queste due che dovrebbero essere esatto i controller del carburante. A questo punto spegniamo gli APU. Ok, vabbè, le luci ad ogni modo le possiamo andare a mettere in posizione spenta. Aspettate che questo, ecco, è un po' più difficoltoso. Olè, in questo modo. Poi possiamo mettere su off anche i generatori generali, diciamo, isolare la batteria. Di conseguenza andare a mettere su off le nostre batterie, mettere su off questi pulsanti, spegnere la batteria centrale ed ecco fatto. Perfetto, questo è stato un primo volo, diciamo, con successo. Aspettate ragazzi che sto facendo il bordello. Ok. Che palle. Ok signori, questo direi che sia stato un volo con successo fatto con un Boeing 747. Vi ho spiegato un po' tutto quello che c'è da sapere per poterlo pilotare, diciamo, al meglio. Come vedete comunque non c'è andata male. Ah, non abbiamo tirato sui flap. Vabbè,
a motore spento in teoria non dovrebbero venire su. Esatto, infatti non salgono, cioè batterie spente. E comunque vi ho fatto vedere, siamo riusciti a fare un volo di 2 ore 20 e portare a casa la pelle. L'atterraggio, se volete, non è stato troppo leggero, è stato abbastanza brusco, però come ho detto ci sto un attimo lavorando, non è proprio così semplice far atterrare questa bestione, però comunque siamo qua. Ragazzi, mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e condividete il mio video. Intanto io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo appuntamento con Flight Simulator. Un saluto a tutti da Clifford Game, ciao!